Se la guerra è una sospensione delle attività, del tempo, anche delle speranze, ora che sembra che stiamo uscendo in qualche modo, variante Delta permettendo, questo filo che noi vogliamo riprendere da un capo, cucirlo cercando l'ago. Quindi è sicuramente un'azione fra di noi. Stiamo in presenza, siamo connessi, cercando di ritornare uno a fianco all'altro per fare quello che abbiamo sempre fatto, raccontare ed ascoltare. Tovaglia Quadri è un incastro. Dopo la versione cinematografica, con pandemia, Tovaglia Quadri torna anche in questo 2021, ma con un nuovo sfondo, quest'anno fuori dal cuore di Anghiari. La 26esima edizione della manifestazione apparecchierà infatti le sue tavole dal 10 al 19 agosto al Castello dei Sorci. Ed è tutto evidente che la location del Poggiolino, che era la location che in qualche modo fa pandan con Tovaglia Quadri, non era più possibile utilizzare. Dunque ringrazio di nuovo Castello dei Sorci che in qualche modo ci dà la possibilità, anche con le norme, con la regolamentazione che oggi c'è, che è sempre più stringente, ricordiamo anche l'ultimo decreto, di fare una Tovaglia Quadri come l'abbiamo sempre conosciuto, dunque in presenza, in un contesto di sicurezza. L'evento sarà dedicato quest'anno alla Filocrazia, drammaturgia originale di Paolo Pennacchini e Andrea Merendelli, che ne cura anche la regia. Come sempre, sarà interpretata dagli abitanti della Val Tiberina. Il cast di quest'anno, vorrei partire proprio da loro, è stato in parte rinnovato. La storia, l'evolversi, le nuove generazioni che entrano dentro e delle generazioni più mature che invece entrano dalla porta, come dicono alcuni di loro, di servizio di Tovaglia Quadri, creeranno secondo noi una grande novità. In alcuni casi, poi nella nostra lista ci sono anche delle persone che il teatro lo fanno, diciamo, di mestiere. Ma per quale motivo? Perché amano Tovaglia Quadri, quindi quest'anno hanno in qualche modo aderito a questo nuovo percorso.